Questa è l'ultima puntata sulla quantità di moto. Non potevo chiudere questo argomento senza una serie di esercizi dedicati agli urti anelastici e in particolare a quello che si chiama urto perfettamente anelastico, ed è quello per esempio con il quale si formano le molecole. Avete un atomo da una parte, un atomo da un altro, questi due atomi si urtano e poi rimangono uniti. Quindi la formazione delle molecole avviene attraverso urto. Ed ora passiamo a qualche esercizio semplificativo. Gli esercizi sono tratti dal libro Quantum, dal primo volume, della Società Editrice Internazionale. Problema numero 58. Durante un inseguimento fra due automobili, entrambe di massa 1000 kg, l'auto A, che viaggia a 30 metri al secondo, tampona l'auto B, che viaggia a 20 metri al secondo. Le auto rimangono incastrate. Calcola quale sarà la loro velocità dopo l'urto, l'energia meccanica perduta. Qui ho aggiunto una piccola nota, e cioè l'inseguimento tra queste due automobili avviene lungo una strada rettilinea. Il testo non lo dice, perché l'urto potrebbe avvenire in corrispondenza di una curva, e quindi a qualcuno potrebbe venire in mente di considerare anche un urto bidimensionale. Tuttavia, quando il testo non vi dà ulteriori informazioni, è buona regola non cercare di vedere cose più dettagliate, cose più sofisticate di quante ve ne stia trasmettendo in quel momento l'esercizio. Quando non vi sono dettagli, non fantasticate troppo, interpretatelo nel modo più semplice possibile. Il modo più semplice possibile è quello di immaginare che stanno procedendo lungo una strada rettilinea. C'è un'auto A che viaggia a 30 metri al secondo che sta inseguendo una che viaggia a 20 metri al secondo. Noi sappiamo, abbiamo trattato i problemi di inseguimento, che ad un certo momento questa qui raggiungerà questa. A seguito dell'urto queste due rimangono incastrate. Vogliamo sapere quale sarà la loro velocità dopo l'urto. In questo tipo di urto non abbiamo alcun diritto di considerare l'urto elastico. E in genere, quando l'urto è elastico, il problema ce lo deve dire. Gli urti in principio sono tutti anelastici. Però in alcune situazioni possiamo immaginare che l'energia cinetica si conservi, perché le perdite di energia cinetica prima e dopo l'urto sono trascurabili, e quindi introduciamo quell'altra equazione. E allora usiamo l'unico principio che vale sempre. Questa qui è la proiezione dell'equazione vettoriale della conservazione della quantità di moto nella direzione in cui si stavano muovendo le due auto. Auto che dopo l'urto proseguono lungo la stessa direzione, ma con la medesima velocità. Conosco tutto in questa equazione. L'unica cosa che non conosco è V' ed eventualmente la segno in rosso. Quindi V' è l'unica quantità che non conosco. E allora posso risolvere rispetto a V' e trovo che la velocità con cui procedono è di 25 metri al secondo. Vado a trovare l'energia meccanica perduta. Vado a trovare l'energia cinetica iniziale meno quella che mi ritrovo alla fine. Quindi questa qui è l'energia cinetica perduta. Questa qui è l'energia cinetica dei due corpi prima dell'urto, e quest'altra è invece l'energia cinetica dopo l'urto. Vedete, sto usando per tutte e due la stessa velocità che ho trovato prima. Faccio un po' di conti
e scopro che si è persa una quantità di energia pari a 25 kJ. Abbiamo due auto A e B che hanno la stessa massa, procedono in direzioni perpendicolari e si stanno avvicinando a un incrocio. Vedete? Si urtano, rimangono incastrate e proseguono alla velocità di 8 metri al secondo, seguendo una direzione inclinata di 25 gradi rispetto all'orizzontale, come rappresentato in figura. Sapendo che in quel tratto di strada c'è il limite di 30 km all'ora, stabilisce se le due auto lo hanno rispettato. In caso di risposta negativa, precisa chi lo ha violato e di quanti chilometri all'ora. Possiamo usare il principio di conservazione dell'energia cinetica? No, non ci viene detto, e quindi se non ci viene detto non siete autorizzati a usarlo. Inoltre c'è un'altra indicazione che vi deve far capire di non usare il principio di conservazione dell'energia cinetica, e cioè il fatto che questi due oggetti dopo l'urto procedono insieme. È un chiaro segnale di urto anelastico. In questo caso, così come nell'esempio precedente, l'urto anelastico prende anche un nome particolare, viene aggettivato con la parola perfettamente. Quindi questo qui è un urto perfettamente anelastico. Rispetto all'esercizio precedente, i due viaggiano in direzione perpendicolare e poi procedono come un unico corpo lungo un'altra direzione. Quindi posso usare sicuramente la conservazione del vettore quantità di moto, ma ora quell'equazione va proiettata lungo due direzioni. Ho bisogno di un sistema di coordinate. Sistema di coordinate naturale, in questo caso, capite facilmente che è un sistema fatto così. Chiamiamo questo qui X, questo qui lo chiamiamo Y, e quindi vado a scrivere questa equazione lungo l'asse X e lungo l'asse Y. Che cosa conosco di questa equazione? Conosco il modulo di V', l'angolo che forma con l'asse X. Non mi viene detto che è l'angolo che V' forma con l'asse X, mi viene detto che è l'angolo che forma con l'orizzontale, e io ho scelto l'asse X orientato come l'orizzontale, e allora vado a trovare le componenti di V'. Le componenti di V' sono queste qui, quindi questa è V' per coseno di 45 e quest'altra è V' per seno di 25. Siccome ho scelto l'asse X e l'asse Y in maniera intelligente, allora sull'asse X le componenti di V con A coincidono lungo l'asse X con V con A, e sull'asse Y trovo 0 e non conosco quanto vale V con A. Sull'asse Y invece, visto che la macchina B sta viaggiando lungo l'asse Y, trovo una componente X pari a 0 e una componente Y pari a VB, che ancora non conosco. Comincio a sostituire questo vettore qui dentro, questo vettore lo sostituisco qui e moltiplico le masse per le velocità. Però state attenti, mi viene detto che hanno la stessa massa e quindi posso togliere queste masse e qui mi appare un bel 2. Sommo le componenti X di questi due vettori, ho VA più 0 uguale 2V' coseno di 25. Ho proiettato questa equazione lungo l'asse X. Faccio la stessa cosa lungo l'asse Y e allora scopro che V con A è 52 km all'ora, V con B è 24 km all'ora, c'era un limite di velocità di 30 km all'ora, e quindi non stava rispettando il limite di velocità e vuole sapere di quanti chilometri all'ora superava il limite, quindi era di 22 km all'ora.
Non potevo concludere questa puntata sulla quantità di moto senza trattare il cosiddetto pendolo balistico. Voi avete già visto alcuni video in cui viene mostrato il suo utilizzo. In genere viene usato per misurare la velocità di qualche proiettile. In che cosa consiste il pendolo balistico? Consiste in una massa M abbastanza grande e poi di un proiettile. E questa massa è molto più grande di questa. L'arma spara un proiettile contro questo blocco, supponete che sia di legno, e il proiettile arriva e si conficca dentro questo blocco. E i due procedono insieme con la stessa velocità. E il blocco descrive un arco di circonferenza, né più né meno del pendolo semplice. E questo blocco si sposta da questa posizione a quest'altra, si alza di una quota H. Quali sono i fenomeni in gioco qui? Se guardate questi due fotogrammi, notate che qui c'è un urto. E non solo un urto, ma un urto particolare, un urto perfettamente anelastico. Invece, se guardate questi due, vedete il moto di un oggetto da questa posizione a quest'altra. Questo fenomeno viene descritto dalla conservazione della quantità di moto lungo l'asse X. Invece, quest'altro fenomeno viene descritto con la conservazione dell'energia meccanica totale. Perché posso usare la conservazione dell'energia meccanica totale? Perché le forze in gioco lungo questo spostamento da qui a qui sono forze conservative. Proviamo a ricordarlo. Quali sono le forze in gioco su questo pendolo mentre si sta spostando? C'è la forza peso, ma c'è anche un'altra forza. La tensione della fune rispetto alla traiettoria che adesso vado a disegnare, risulta essere in ogni punto normale alla traiettoria, quindi non compie lavoro. Compie lavoro soltanto la forza peso, che va da qui, da questa posizione, ad una un po' più in alto. E noi il lavoro della forza peso lo sappiamo trovare. Rimettiamo insieme queste due equazioni, una qui e un'altra qui. Iniziamo con la conservazione della quantità di moto, che è quella che abbiamo visto nei precedenti esercizi. V è la velocità con cui si muove il blocco. Però non ho letto nemmeno la traccia. Un pendolo balistico è costituito da un blocco di 4 kg e viene colpito da un proiettile di 20 grammi alla velocità di 500 metri al secondo. Questa è una velocità tipica dei proiettili. Calcola l'innalzamento del blocco. Questa è l'equazione di conservazione della quantità di moto che abbiamo visto finora. Risolvo rispetto a V. Non conosco V. Pazienza, perché adesso mi ricordo che c'è la conservazione dell'energia meccanica totale in questo punto, nel punto iniziale, e scrivo questa equazione. P è l'energia potenziale e C è l'energia cinetica. E poi la scrivo qui, nel punto finale. Qui voi vedete soltanto l'energia cinetica, questa qui, ma non vedete l'energia potenziale. Chi mi dice perché non c'è qui l'energia potenziale? Che assunzioni ho fatto qui? Chi me lo dice? L'energia potenziale iniziale è uguale a zero, perché la H vale zero. La H vale zero. Tu stai dicendo che ho scelto... In base a come abbiamo scelto il nostro sistema di riferimento. Ok, va bene. Tu sai che qui occorre scegliere un asse Y e ho scelto come zero per misurare le altezze, le quote, ho scelto come zero questo punto. E quindi MG per Y, in questo caso MG per zero mi dà come energia potenziale zero. Va bene. Dopodiché io qui ritrovo soltanto l'energia potenziale e quindi è M totale. Per G per H, e poi l'energia cinetica vale 0. Perché vale 0 l'energia cinetica? Perché il corpo, nella parte più alta il corpo si ferma. Esatto, io sto considerando non un punto qualsiasi lungo la traiettoria, ma il punto in cui si ferma, e quindi se si ferma la sua velocità vale 0. Bene, in questa equazione l'unica incognita è H, risolvo rispetto a H, V
in questo caso la conosco, e scopro che si è alzata di 32 centimetri. E l'esercizio è terminato.